Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Un pochino di tempo fa avevo parlato della paralisi del sonno, che sembra quasi essere un incubo da svegli. E oggi ho pensato di fare un video invece sugli incubi e su quelli che sono considerati i più frequenti e i più ricorrenti nella maggior parte delle persone, quindi gli incubi più comuni. Ma prima di arrivare a questo, volevo fare una breve introduzione su che cosa sono i sogni, che cosa sono gli incubi e poi quali sono quelli più comuni e che cosa possono significare. I sogni sono diventati oggetto di studio a partire dal 1900 circa, e la prima persona che ha cominciato ad interessarsi all'argomento e a studiarlo dal punto di vista medico e scientifico è stato Sigmund Freud. Lui sosteneva che i sogni sono un'espressione dei contenuti o dei desideri inconsci. Secondo Freud, nel sogno c'era un contenuto manifesto, che era proprio il manifestarsi del sogno in sé, quindi proprio la scena onirica che noi vediamo nella nostra mente. Le cose che sogniamo, quello che noi vediamo, e poi c'era un contenuto latente che sono le circostanze che danno luogo al sogno, quindi praticamente perché quel sogno si verifica. In altre parole, secondo Freud, il sogno permetteva, grazie al suo linguaggio simbolico, all'inconscio di manifestare senza censure i desideri o i pensieri ritenuti inaccettabili e quindi per questo rimossi e relegati nell'inconscio. Questa teoria negli anni è stata molto criticata, sono arrivate poi altre teorie e quella che a me sembra più interessante per collegarmi agli incubi che sono ricorrenti e comuni tra un certo numero di persone, è sicuramente la teoria di Jung, Carl Gustav Jung, che era poi un allievo di Freud, ma che aveva, a differenza sua, delle teorie abbastanza diverse. Alcuni dicono contrastanti, alcuni dicono complementari, ma comunque avevano due visioni diverse. Secondo Jung, il sogno è una manifestazione dell'inconscio collettivo che va ad influenzare l'inconscio individuale. Ovviamente io in questo video non voglio parlare delle teorie di Freud o delle teorie di Jung, ma volevo fare semplicemente un'introduzione per andare poi a collegarmi al discorso degli incubi. Però per parlare dell'incubo, secondo me era importante fare una piccola introduzione di quello che è il sogno in senso generale. L'incubo è quello che noi definiamo un brutto sogno, che contiene degli elementi che inquietano o che fanno paura, e quando ci svegliamo e ci accorgiamo che era soltanto un brutto sogno, quasi tiriamo un sospiro di sollievo. Però ci sono dei casi in cui la persona rimane per un pochino di ore dopo il risveglio, o addirittura per più tempo, se l'incubo è stato particolarmente spaventoso, rimane inquietata, rimane con un senso di malessere, rimane agitata, perché ci sono degli incubi che sembrano talmente reali, che contengono elementi talmente spaventosi, che sono capaci di influenzarci anche la giornata, successiva a quella notte in cui abbiamo fatto questo brutto sogno. Le cause dell'incubo possono essere passeggere oppure croniche. Passeggere, quando magari noi vediamo un film di paura, ne rimaniamo suggestionati e poi facciamo il brutto sogno classico. Oppure un periodo di stress, un periodo in cui magari ci sono delle cose che ci preoccupano, oppure abbiamo subito un trauma e quindi diciamo che occasionalmente in quella fase della vita possiamo avere degli incubi. Ma poi ci sono anche delle situazioni croniche, quindi magari uno stato di depressione, uno stato di ansia, uno stato magari di preoccupazione cronica, oppure dei traumi magari subiti nell'infanzia che in qualche modo ci portiamo dietro anche da adulti e che sono capaci di attivare il nostro cervello in modo tale da farci avere poi questi incubi. Quindi, in altre parole, ci possono essere degli incubi che rimangono isolati, quindi li facciamo una volta e poi non succede più, oppure degli incubi ricorrenti che magari per più notti di seguito o comunque per più volte in un determinato periodo di tempo si verificano. Quando un incubo è ricorrente, di solito è sempre lo stesso sogno, però ci possono essere anche delle variazioni all'interno del sogno. Lo schema di base magari resta lo stesso, ma possono cambiare un pochino le cose all'interno della storia onirica. Di solito la persona che ha incubi ricorrenti rimane un po'
pochino inquietata e condizionata, nervosa, magari per tutto il giorno, per più giorni di seguito, attraversa sicuramente un periodo di ansia e di preoccupazione. Quando gli incubi sono tanto ricorrenti, addirittura la persona può avere paura ad addormentarsi. Il contenuto di un incubo è molto soggettivo perché dipende dalle esperienze personali, da come il cervello elabora le informazioni, dalle nostre paure, però in realtà ci sono degli incubi che sono comuni a diverse persone, quindi delle cose che non abbiamo sognato soltanto noi, ma che anche altre persone hanno sognato. E qui mi ricollego alla teoria che dicevo prima di Jung, che parlava di manifestazione dell'inconscio collettivo, perché nell'inconscio collettivo sono contenuti quelli che lui definiva archetipi, che sono delle figure primordiali che sono comuni a tutta l'umanità. E quindi in questo caso ci possono essere anche delle paure comuni a tutta l'umanità e che in qualche modo nell'incubo vengono manifestate. Io ho selezionato 10 incubi tra quelli che sono considerati più comuni. Cercherò di darvi anche una breve spiegazione, poi magari mi dite se ne avete mai fatto uno di questi. Il primo è precipitare, quindi sognare di cadere o di precipitare. Significa paura di essere abbandonati o di ritrovarsi senza sostegno. Poi può succedere di sognare di essere sotto esame, quindi di sentire una certa ansia da esame nel sogno, e questo ha a che fare con la paura di essere giudicati. Un altro incubo comune è la paralisi o l'incapacità di muoversi. Questo ha a che fare con la paura di essere bloccati o con la paura di non riuscire ad agire in una situazione di pericolo. Poi ci sono molte persone che sognano di perdere i denti o comunque la caduta dei denti in generale, e questo ha a che fare con la paura di perdere qualcosa di prezioso, qualcosa di valore, che può essere anche una persona, magari una persona cara. Oppure ci sono alcuni casi in cui questo sogno può significare che stiamo trascurando una parte importante della nostra vita. Un altro incubo abbastanza ricorrente nell'umanità è sognare di annegare o di soffocare. Questo ha a che fare con la paura di esprimere le proprie emozioni e di perderne il controllo. Un altro sogno abbastanza ricorrente sono i fantasmi, le ombre, personaggi comunque paranormali o dell'aldilà, e questo ha a che fare con la paura dell'ignoto. Poi ad alcune persone capita di sognare dei mostri, degli zombie, e questo sembra avere a che fare con la paura di non riuscire a risolvere alcune cose del passato che magari non sono state compiute come avremmo voluto. Un altro sogno abbastanza ricorrente sono gli animali feroci, i rettili, gli insetti. Questo ha a che fare con la paura di non riuscire a gestire e a controllare i nostri istinti. In altri casi può significare un tormento, un disagio per qualche ragione che si sta vivendo, magari in quel momento della propria vita. Un altro incubo molto ricorrente è il terremoto. In questi casi può verificarsi sia il terremoto, che però non provoca crolli, sia invece il terremoto nella sua forma più grave, quindi la persona sogna proprio di essere sepolta viva dalle macerie. E questo ha a che fare con la paura di perdere il controllo, di perdere la stabilità, di perdere il proprio equilibrio. Un altro sogno che si fa molto spesso, anche se non è un incubo, è sognare di volare. Questo è un sogno che le persone fanno perché desiderano la libertà, desiderano lasciare i vincoli e sentirsi privi da qualsiasi catena. Questo è un sogno che può essere anche abbastanza piacevole, ma può diventare un incubo se mentre la persona vola sogna anche di precipitare. Comunque, questi sono gli incubi e i sogni in generale che sono considerati più comuni nell'umanità. Fatemi sapere nei commenti se ne avete mai fatto qualcuno di questi. Io personalmente ho sognato qualche volta di cadere, di precipitare, soprattutto quando ero una ragazzina. Però devo dire che tutti gli altri sogni personalmente non li ho mai fatti. Comunque, come al solito, io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.